E bentornati o benvenuti RCS 75, oggi sabato 5 marzo ore 15, puntualissimi. Questo è Cultura Digitale e ad accompagnarvi nelle prossime due ore ci saranno Giuseppe Noschese, Marco Autori e il nostro grande Luca Pescara. Adesso iniziamo la nostra puntata con Benetton porta un negozio nel metaverso. Eh sì, 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 Marco, perché che cosa ha fatto? Allora, il aspetta, aspetta. Non dovrai tu avere. Vabbè, questa è la chicca che racconteremo dopo, sì, che sta sì, impazzando. Sì, comunque, ritornando al metaverso con verso la compagna Benetton, negozio... che cosa ha fatto? Durante la Milano Fashion Week ha deciso di creare un collegamento diretto tra reale e virtuale con un'esperienza di shopping sorprendente. Che cosa hanno fatto, Marco? I visitatori, infatti, non acquisteranno capi, ma avranno la possibilità di partecipare ad esperienze di gaming. Wow, questa è una cosa mia, che gli permetteranno di accumulare QR code per effettuare acquisti nel negozio fisico. E quindi questo è un ottimo esempio di quello che stiamo raccontando spesso, il metaverso, sai, offline e online che si incontrano, e quindi proprio una strategia omnichannel proprio per un'esperienza nuova, immersiva. Ti devo dire, Marco, che no, se non lo sai, i dati sono il nuovo petrolio, cioè questo lo sanno ma tutti, pure Luca vita, lo sa, no? Che sta minando i bitcoin di là. E per questo la Commissione Europea vuole creare un mercato unico europeo dei dati. Infatti è quello cosa vuole fare, l'obiettivo è quello di garantire equità nell'ambiente digitale, stimolare un mercato dei dati competitivo, quindi aprire opportunità per l'innovazione basata su dati e rendere i dati più accessibili per tutti. Eh sì, perché la nuova legge prevede misure che dovrebbero consentire a tutti gli utenti e i dispositivi connessi di avere accesso ai propri dati e quindi condividerli anche con terzi per servizi di post vendita, quindi ci saranno delle evoluzioni in tal infatti senso. Il Data Act garantirà che i dati industriali siano condivisi, archiviati ed elaborati nel pieno rispetto delle norme europee. Speriamo. Comunque c'è una CIS in ogni modo. Marco, ma lo sai una cosa? Qual è? Che l'Italia ha un nuovo unicorno. Sì, sì, è Scalapay, la startup del Buy Now Pay Later, quindi compra ora e paghi dopo, quindi le rate online noi ne abbiamo parlato, questo abbiamo fatto le puntate. Giuseppe. Sì, sì, ci abbiamo fatto questo con il Buy Now Pay Later, e il servizio è totalmente gratuito per tutti quanti i clienti, e Scalapay poi paga direttamente l'azienda che offre il servizio. E infatti lo scorso settembre aveva già raccolto 200 milioni di dollari in un round guidato dall'America Tiger Global. Annuncia oggi di aver raccolto... Quanto? 497 milioni di dollari. Così, a saltelli. Mamma mia, mi è venuta una cosa... E poi che... così Scalapay acquisisce un valore che va ben oltre un miliardo, ecco, e diventa il terzo unicorno. Esatto, dopo Yux di Pop. Esattamente. E Scalapay è partita nel 2019 da Simone Mancini e Johnny Mitrevski. Madonna mia. E l'idea dove è nata, Marco? Praticamente l'idea è nata in Australia, dove Simone Mancini e Johnny Mitrevski vivevano da anni in Australia e hanno certamente contribuito anche dal punto di vista strategico. L'importante, diciamo, che Scalapay non vuole sostituirsi alle banche da questo punto di vista, ma sta regalando un'esperienza, quindi con un nuovo metodo di pagamento, e ha lanciato un nuovo servizio che è Magic, e stanno sperimentando questa cosa con diversi e-commerce proprio per trasformare il checkout in un momento di un'esperienza particolare con diverse opportunità durante l'acquisto per la conversione. Magic. Ti vogliamo parlare adesso dei Facebook Reels, Giuseppe? Arriverà questa nuova funzione. Gli utenti di Facebook... già, Marco. Già c'è, è disponibile già. Perdonami, perché ho giocato a Call of Duty, quindi non ho avuto tempo. Gli utenti di Facebook Reels potranno mixare i video degli altri, duettare e caricare clip della durata massima di 60 secondi, TikTok praticamente. Nei prossimi mesi Meta aggiungerà nuovi strumenti di ritaglio video che aiuteranno i creators che pubblicano video live o di lunga durata a testare diversi formati. E infatti queste sono proprio funzionalità riprese dal famoso social TikTok, proprio per TikTok. Favorire i content creator, che aiuteranno in questo modo a far crescere la loro community, a guadagnare con i contenuti che infatti ti dico che è TikTok, perché i Reels su Facebook possono essere animati di musica, quello ci sta, audio ed effetti, quello ci sta, e puoi trovare nei feed delle notizie e nei gruppi. Quando visualizzi un Reels puoi facilmente seguire il creator direttamente dal video, e questa è una bella situazione, mettere mi piace, commentare e condividerlo con i tuoi amici. E parliamo comunque adesso di un tema cultura digitale, ma diciamo ci coinvolge da vicino questa cosa della guerra in Russia,
Ucraina, che non si sta combattendo solo fisicamente, ma anche sul digitale. Infatti la Russia ha attaccato l'Ucraina anche in ambito digitale, e in risposta all'invasione russa, perché ha tirato giù un sacco di siti di Kiev ha chiesto aiuto agli esperti informatici, sta chiedendo aiuto un po' a tutti, però stanno rispondendo in tanti. E infatti è arrivata Anonymous, che conosciamo benissimo, giovedì sera, e in pratica cosa è successo? Ha dichiarato guerra informatica alla Russia per l'operazione militare che c'è in Ucraina. E infatti c'è stato un attacco bello grosso informatico. Sì, perché Anonymous ha tirato giù il sito del Cremlino e della Duma. Ma non solo, diciamo, ha fatto anche degli attacchi di DDoS per bloccare aziende grosse, siti di aziende grosse, reti di aziende grosse tipo Gazprom e Yandex, il motore di ricerca equivale a Google russo praticamente. Mamma mia. E infatti la seconda missione lanciata il 27 febbraio consiste invece nel segnalare canali YouTube che diffondono delle fake news. È chiaro, la guerra dell'Ucraina. Ma non è finita qui, perché anche i big della tecnologia si sono sentiti tirati in causa. Infatti ci sono stati degli appelli. Ad esempio Apple ha sospeso la vendita di tutti i suoi prodotti in Russia. Minchia, la Russia ha bloccato l'accesso a Facebook e Twitter. Ma c'è anche il nostro amico Elon che mai, cosa ha fatto? Ha dato supporto con i satelliti Starlink all'Ucraina per la connessione veloce. Ha fatto una cosa buona. Sì. Ogni tanto non fa solo esplodere i missili nel cielo, ma dà anche una mano a chi li butta i missili. Giuseppe, nel mondo di oggi, diciamo che siamo a chiusura puntata e c'è un notizione. Questo l'ho selezionato per voi. Nel mondo di oggi, quando un genitore vuole colpire un figlio, Giuseppe, cosa fai? Togli subito il telefono internet. E infatti, in un piccolo paesino della Francia, devi pensare, 1000 abitanti, un papà, per assicurarsi che i figli non si connettessero più a internet, perché erano sempre lì a giocare, a fare, a dire, ha chiuso internet e ha lasciato praticamente all'oscuro di internet tutto il paese. Cioè ha chiuso proprio internet. È chiuso come un rubinetto dell'acqua. Ma questa cosa qua l'hanno scoperta, l'operatore telefonico l'ha scoperta, perché l'uomo faceva uso di un jammer, che era un distributore di frequenza, quindi ha bloccato tutto per questo. Infatti il padre, povero padre, non aveva idea che questa cosa avrebbe causato questi danni così esagerati. Infatti lui rischia una sanzione dai 30.000 euro fino a 6 mesi di reclusione. Come no. Allora, tuffiamoci adesso nelle notizie della seconda ora. Parliamo di un'azienda americana che quindi non tutti conosceranno, che è Carvana, che vende auto usate online attraverso app e sito web, e ti dà la possibilità di acquistare la tua macchina o finanziare il veicolo direttamente online, e quindi puoi ritirare il tuo veicolo presso uno dei 30 distributori automatici di automobili a più piani, oppure ti portano direttamente la macchina a casa. Infatti nei giorni scorsi ha fatto un'acquisizione e ha acquisito Adesa per 2,2 miliardi di dollari in contanti. Maronna, in contanti. Si può. Comunque Adesa ha 56 siti fisici che Carvana potrà utilizzare anche per ispezionare e ricondizionare i veicoli che vende online. Un'acquisizione mirata, infatti, ad aggiungere un altro flusso di entrate a una rete di siti fisici. Quindi è una bella mossa strategica. Andremo a vedere anche se in Italia arriverà un'azienda del genere. Sì. Marco, parliamo di Netflix e Fast Logs, che è un flusso di clip divertenti di 30 secondi selezionati da Netflix attraverso, diciamo, tirate fuori dai film e dalle serie TV di Netflix, appunto, che ha annunciato una specie di carosello sulla sua app mobile, e ora lo sta testando anche all'interno delle smart TV. Quindi mentre scrolli vedi assolutamente. Infatti gli utenti coinvolti nel test possono attivare la funzionalità e accedervi scorrendo verso il basso sulla pagina principale di Netflix fino a raggiungere la voce Fast Loud. Però per il momento la funzionalità è giustamente solo negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda, e non è chiaro quante persone possano entrare a provare questa funzione. Però sicuramente è per gli adulti, perché appunto, diciamo, è tirata fuori contenuti divertenti. Non è che c'è il porno, cioè, no, ma sempre cose anche per adulti, giustamente, non per i bambini. Marco, non ne parliamo mai, scherzo. Oggi dobbiamo comunque parlare di NFT. Certo. È una cosa curiosa, perché l'NFT Club ha fatto praticamente una ricerca e praticamente è uscito fuori che l'utilizzo, l'espansione di questi token non fungibili praticamente richiedono nuovi alberi per le missioni che ci sono. Quindi assolutamente sì, infatti...
con gli NFT sono degli oggetti da collezione, ricordiamolo, coinati con blockchain. In blockchain. E in pratica ci vogliono 1,37 alberi per compensare una vendita di NFT, o 6,85 milioni di alberi per 5 milioni di vendite. Cacchio, cioè, praticamente, considerando che hanno raggiunto 41 miliardi di dollari nel 2021. E quindi gli appassionati ci dicono che questi oggetti di collezione digitale sono la chiave per sbloccare il metaverso e il web 3, 3.0. Quindi gli i contrari si oppongono, diciamo, a questa, a questo utilizzo, proprio perché è inquinante, cioè, sì, anche se sono esplosi gli NFT in polarità con celebrità, musicisti, atleti, e uno tra tutti è Snoop Dogg, che vende i propri avatar nel metaverso a $500 l'uno. E infatti il rapper approfondisce la sua collaborazione con The Sandbox e propone 10.000 personaggi esclusivi in NFT. E infatti ci sono diverse categorie: umani, blu, alieni, zombie, dog, robot dorati, e ogni acquisto costa 150 send all'interno del metaverso, quindi ogni send in Sandbox. Infatti permetterà agli utenti di distinguersi con un personaggio da utilizzare nella Maison che Snoop Dogg sta costruendo all'interno del metaverso. È chiaro. Cioè, ma anche fuori, in altre esperienze, a partire dalla nuova Alpha Season che sarà annunciata prossimamente. Ma adesso passiamo alle cause, Giuseppe, alle cause, perché Blizzard ha fatto la causa, un azionista ha fatto causa da Activision Blizzard per la vendita a Microsoft. Infatti Kyle Watson ha fatto causa ad Activision perché le accuse riguardano il possibile conflitto di interessi dopo la fusione che c'è stata tra Activision e Microsoft, visto che viene giudicata non a favore di Activision Blizzard. Infatti viene citata, la liquidazione che il CEO Bobby Kotick riceverebbe se fosse licenziato da Microsoft, ben 15 milioni di dollari, Giuseppe. Infatti Bobby che cosa ha fatto? Rimane al comando dell'azienda nonostante le problematiche legate al suo coinvolgimento in accuse di discriminazione di genere e molestie sessuali a danni dei dipendenti. E ricordiamo, l'acquisto di Activision Blizzard è al costo di $95 per titolo, per un totale di 68.7 miliardi di dollari. Cavoline, tanta roba. Però Redmond che cosa ha detto? Redmond ha dichiarato di voler concludere le pratiche entro giugno 2022, perché ancora non si sa, ancora non si è venduto niente. Non si sa niente. No, tu se fossi tipo Microsoft, no? Aspetteresti tutto questo tempo per acquistare? Se ci sta tutto questo casino, non credo che convenga sta roba. La potenza di fuoco, che c'è il nostro carissimo amico, il capo di Microsoft. Dici tu che... cioè, facciamo un po' più... Ma non lo so, non, secondo me fa bene ad aspettare. Diciamo che i 68.7 miliardi di dollari non è che sono pochi da sborsare, No, non so pochi, non so tanti, però è meglio magari potrebbe farlo a rate. A rate? Tu pagheresti a rate? Facciamo Scalapay. Scalapay. Bravo, Scalapay, perché ne abbiamo parlato prima di Scalapay. No. Adesso... Hey, carrellata digitale. Ma che è sta cosa? È nuovo. Va carrellata digitale. Vai. Disney fa sul serio con il metaverso. La società ha nominato il manager Mike White per guidare la sua spinta verso questo nuovo spazio. Presto potremo vedere tutti i personaggi della Disney all'interno del metaverso. E poi c'è l'app di Trump, True Social, su App Store. La nuova impresa di Donald Trump sui social media è stata lanciata per le applicazioni di Apple, segnando potenzialmente il ritorno dell'ex presidente sui social. L'anno scorso, infatti, Trump era stato bandito da diverse piattaforme e nel frattempo molti utenti segnalano malfunzionamenti sulla nuova app. Come chiama Volkswagen potrebbe acquisire la guida autonoma di Huawei. Il gigante automobilistico tedesco è in trattative per comprare la unit per la guida autonoma. Quindi l'importo dell'accordo non è stato rivelato, e quindi Huawei ha annunciato che vorrebbe essere solo un fornitore di tecnologia per il self-driving. Il dilemma dei dipendenti creatori. TikTok, Twitch e altre piattaforme social incoraggiano sempre più spesso i loro dipendenti a lavorare anche come influenze sulle rispettive piattaforme nel tempo libero. L'esplosione dei creator economy negli ultimi due anni sta creando un vero e proprio dilemma sulla possibilità che queste forme di collaborazioni possano generare pesanti conflitti di interesse. Se registrate video, vi segnaliamo Spoke, un'app che vi permette di dare automaticamente
ovviamente i sottotitoli al vostro video in tempo reale. È free. Ottieni il massimo da Google Trends con Glimpse. L'estensione di Glimpse per Chrome estende le funzionalità di Google Trends fornendo, fra le varie cose, i volumi di ricerca anziché la stima 0-100, gli argomenti più affini, le domande correlate e avvisi quando un keyword cresce significativamente. La versione free consente di elaborare 20 keywords al mese. Novità per LinkedIn: la piattaforma ha presentato in anteprima i nuovi analytics dei post, che daranno maggiori informazioni su chi esattamente sta leggendo i contenuti e introdurranno anche l'emoji che ride. Chiude IGTV. Instagram annuncia la chiusura della sua app video separata e la rimozione degli annunci video in streaming. Saranno i Reels il nuovo percorso di coinvolgimento chiave sui social. E chiudiamo con il meme che sta spopolando. Qual è, Marco? È il meme. È povero Gabbiano. Povero Gabbiano, hai perduto la compagna. Wow, fantastico. Diventato virale. Questa è una canzone di 30 anni fa, diventato virale su TikTok. Quindi vi lasciamo con questa bellissima notizia che ci ha regalato Marco. Grazie Marco per questi momenti. Noi abbiamo finito, Marco, dobbiamo chiudere, dobbiamo salutarvi. Vi lasciamo un bellissimo sabato in compagnia di RCS75. E noi ci vediamo sabato 26. Ciao!